Sono Giulia, ho 17 anni e sono una studentessa del liceo Regina Margherita di Palermo. Quando ho letto il tema del concorso Rigenerare idee per un mondo migliore, mi sono chiesta quale potesse essere il mio contributo per rendere il mondo un posto migliore, a partire da me stessa, da ciò che sono e da ciò che faccio nel mio quotidiano. Ho molto a cuore il tema della musica, così ho pensato di mettere in parallelo la straordinaria bellezza della natura nella sua multiforme varietà con il mondo della musica. La musica, infatti, come la natura, ha da sempre ispirato ed emozionato l'uomo, accompagnandolo nella sua evoluzione. Il rapporto tra uomo e natura è uno di quei legami esistenziali da cui ciascun uomo si trova vincolato prima ancora di averne coscienza e in cui è costretto a restare. Vivere nel mondo, con il mondo e per il mondo è una necessità, ma soprattutto una di quelle situazioni in cui ci troviamo gettati senza saperlo e senza volerlo. L'uomo ha da sempre visto nella natura una fonte di ispirazione. Quello che è rimasto nel tempo, però, è la capacità dell'uomo di adoperarla a proprio vantaggio, come se la natura fosse solo un mezzo per arricchirsi e da sfruttare fino alla fine. Purtroppo, solo ultimamente ci stiamo rendendo conto che non è così, che ogni azione ha una conseguenza e che certi danni, ormai, sono irreparabili. Quello che l'uomo ha ottenuto da secoli di sfruttamento della natura è il disastro che stiamo vivendo oggi, surriscaldamento globale, specie animale in via di estinzione e spazi verdi sempre ridotti. L'uomo ha sempre fatto sì che la natura fosse a sua completa disposizione, cercando di utilizzare qualsiasi cosa essa potesse dargli senza doverle nulla in cambio. Questo atteggiamento ha rovinato tutti gli equilibri esistenti e sta restituendo all'uomo tutti i danni che lui stesso ha causato, e questo atteggiamento va cambiato al più presto. Bisognerebbe capire e accettare il fatto che stiamo distruggendo la casa che ci ospita da quando siamo nati. Siamo tutti coinquilini di una casa con un tetto che sta per crollare e, purtroppo, sembra che non c'è un altro posto in cui andare. Questo allora è il vero motivo per cui ognuno, nel suo piccolo, dovrebbe iniziare a rigenerarsi, capire che ormai ci troviamo quasi ad un punto di non ritorno e soprattutto fare il possibile per riuscire a mantenere stabile la nostra casa, il pianeta Terra. Rigeneriamoci per noi stessi, per il nostro pianeta. Rigeneriamoci per la musica che riesce a scatenare emozioni indescrivibili. Siamo tutti guardiani del futuro e ognuno nel suo piccolo è capace di fare molto.